dopo 165 giorni ci ritroviamo in campo. Intanto, che sensazioni hai provato tu come direttore tecnico, che sensazioni hanno provato i ragazzi? Sensazione anche emozionante, non vedevamo l'ora, i ragazzi hanno chiesto con forza di ritrovarsi prima di ricominciare la preparazione con le loro squadre, perché proprio è mancato sì la pallamano, ma è mancata la sensazione di gruppo, di far parte di una squadra. Bene o male, chi sceglie anche di fare uno sport collettivo sa che questa è la prima molla, per cui questo è anche il primo obiettivo, quello di ritrovarsi insieme, di stare insieme, di anche pensare come squadra e non solo come abbiamo gestito questa quarantena a livello individuale. Fino adesso abbiamo dato loro dei programmi di preparazione fisica per poter appunto lavorare intensamente sull'off season, che era un off season prolungata, e ora in questi 15 giorni cerchiamo di dare anche la sensazione di squadra, allenare e prepararci alla seconda settimana, perché la seconda settimana sarà quella di Chieti dove faremo più pallamano. Il programma di questa prima settimana invece si alterna un pochettino, perché non c'è solo campo, giusto? Questa prima settimana è fondamentalmente una settimana di adattamento tecnico, perché i ragazzi dopo 3 mesi e mezzo di inattività hanno bisogno anche della gradualità nel fare i passaggi, nel fare le piccole corsette anche in palleggio, per cui non c'è un obiettivo vero e proprio di pallamano, faremo degli allenamenti cortissimi di pallamano di 3/4 d'ora, 1 ora massimo al giorno, e questo è, diciamo, l'adattamento. L'altra parte è la preparazione fisica, quindi come non mai questa settimana sarà dato la priorità alla preparazione fisica, per cui sono venuti anche Paolo Gabrielli e Riccardo Carbonaro dell'area performance, che effettueranno test, ma soprattutto si faranno conoscere e conosceranno i giocatori a livello individuale per poter poi veramente seguirli in questi 6 mesi che li separano dalle competizioni europee riguardo i nostri giovani e alla settimana di novembre riguardo la serie. Avete ricominciato naturalmente da pochissimo, però come hai visto i ragazzi, come li hai ritrovati dopo tanto tempo? Vogliosi, devo dire che dal punto di vista fisico non ci sono giocatori in sovrappeso o che non hanno lavorato, anche chi non aveva la possibilità di fare delle grandi cose in palestra pesi si sono presentati comunque tonici. Questo ci fa ben sperare, perché il senso di responsabilità sportivo c'è già in tutti questi ragazzi.